Buonasera a tutti, bentornate e bentornati a Educhiamoci Giornate per l'Educazione, il festival organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento: ovvero la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto l'ULS2 Marca Trevigiana e la conferenza dei sindaci dell'ULS2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà di questo territorio che hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa e ai molti media partners che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook del Festival Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo quindi il pubblico che molto numeroso ci sta seguendo da tutta Italia e che ringraziamo anche perché spesso interagisce con noi lasciando dei commenti o ponendo delle domande ai nostri ospiti. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per tutto il vostro supporto e la partecipazione che sentiamo molto attiva nonostante la distanza. Il titolo di quest'anno del nostro festival è Che gioia, è un titolo che è stato scelto perché vogliamo cercare di comprendere cosa sia la gioia, perché sia tanto importante eh, trovarla o ritrovarla nella nostra vita e anche quali ripercussioni l'assenza di gioia comporti nelle persone lungo tutto il corso dell'esistenza, dai più piccoli ai più grandi. In particolare grazie ai molti professionisti che interverranno. Vogliamo cercare di capire ancora una volta sulla scia della, tra, della scorsa edizione non solo come migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi ma anche cosa possiamo e dobbiamo fare per migliorare la vita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Come avrete certamente potuto vedere dal materiale promozionale oppure sul nostro sito che ricordiamo è www.educhiamocivittoriobeneto.it sono molti gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti e a tutti i professionisti nel settore dell'educazione. E abbiamo inoltre delle rubriche dedicate anche ai più piccoli come Una storia con Mamma e Papà, oppure la rubrica Esperienze, nelle quali raccontiamo dei laboratori che abbiamo realizzato la scorsa settimana all'interno delle scuole di ogni ordine e grado della città di Vittorio Veneto. Qui con noi questa sera abbiamo eh, una gradita ospite, la dottoressa Carola Tozzini, benvenuta, Buonasera. direttore dell'Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Pieve di Soluigo, ULS2, Marca Trevigiana, che al termine dell'intervento di questa sera ci aiuterà a fare alcune considerazioni oppure a porre qualche domanda al nostro relatore. Prima di presentarvi l'incontro di questa sera passo la parola anche a Paolo Sant'Antonio, Presidente del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, per un saluto. Buonasera Presidente, benvenuto e grazie per il suo intervento. Buonasera in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. Eh, ho accettato con molto piacere di portare eh, i saluti della città di Vittorio Veneto a tutti i telespettatori e in particolare in chiusura di questa seconda giornata voluta dall'assessorato della pubblica istruzione dedicata ai problemi della formazione dei giovani e soprattutto dei giovanissimi ovunque essa si svolga a scuola, in famiglia o in qualsiasi ambito sociale. Si tratta di problemi fondamentali da sempre ma oggi di rilievo straordinario ed eccezionale, dopo due anni abbondanti in cui i più giovani sono stati privati o compressi nel loro diritto di socialità e interrelazione, nel cui merito non entro, ma che qui mi limito a sottolineare e che soprattutto, a parere di molti esperti di psicologia dell'età evolutiva, potrebbe lasciare segni pesanti sulla loro struttura comportamentale. Poiché i giovani e i giovanissimi sono quelli che rischiano di pagare di più per quanto accaduto, ben vengano tutte le iniziative come questa che affrontano i problemi della maturazione e della formazione dei nostri giovani e giovanissimi. Lascio ora eh, la parola al conduttore che introdurrà il professor Stefano Vicari che ringrazio anticipatamente per la partecipazione all'evento. Buonasera. Buonasera Presidente, grazie mille per il suo intervento e per l'appoggio alla nostra iniziativa. Entriamo quindi nel merito di questo incontro che concluderà la seconda delle nostre cinque giornate. Il titolo dell'incontro di questa sera è Felicità, no grazie. Vogliamo parlare con questo titolo di tutte le persone in età giovanile che la gioia e la felicità non la provano o addirittura tendono a rifiutarla. Sono infatti crescenti molte forme di eh, disagio giovanile, talvolta eh, portate fino all'estremo ritiro sociale, che ci interrogano profondamente come adulti sul vuoto esistenziale che questi ragazzi e talvolta perfino bambini eh, possono eh, provare e di cui possono profondamente soffrire. La domanda è come possiamo guardare a questi fenomeni per comprenderli davvero, e soprattutto come possiamo intervenire per garantire di più e meglio ai bambini e ai ragazzi il diritto ad una vita piena e felice. Ci aiuterà a rispondere a queste domande il dottor Stefano Vicari, che è collegato con noi da, da Roma. Buonasera, dottore, professore ordinario di neuropsichiatria infantile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile al Bambin Gesù di Roma. È socio fondatore dell'Istituto Rete, Ricerca e Terapia in Età Evolutiva di Roma. Che ringraziamo sentitamente per tutto l'appoggio nel divulgare questa iniziativa. È inoltre fondatore e membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana di Ricerca Autismo, membro di società scientifiche responsabili di progetti di ricerca nazionali e internazionali e di commissioni ministeriali sulla salute mentale in età evolutiva. È anche autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, tra le quali ricordiamo adolescenti che non escono di casa, non solo i chicomori del 2022. Prima di passare la parola al nostro ospite vi ricordiamo che potete porre al dottor Vicari eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio Whatsapp al numero che vedete ora in sovraimpressione 370-3186-802. Lascio quindi la parola al, dottor al professor Stefano Vicari, che ringraziamo perché lui è stato con noi anche l'anno scorso, quindi è un graditissimo ritorno il suo per parlare appunto di questo tema. Felicità, no grazie. Buonasera, benvenuto e grazie per la sua presenza. Buonasera, buonasera a lei e a chi ci sta seguendo. Eh, sono io che ringrazio voi per la, la cortesia di avermi invitato di nuovo. <ride> Quando c'è un secondo invito vuol dire che non è andata troppo male la prima volta. Eh, vi sono particolarmente grato perché parlando di gioia voi eh, avete scelto però di affrontare un tema che in realtà è molto particolare, lei lo diceva nell'introduzione, cioè parlare di quei ragazzi che in realtà non, fanno molta fatica a vivere la propria dimensione di gioia, cioè trovare una dimensione nella loro esistenza che sia frutto per loro di gioia. Ora, in realtà, probabilmente lo si è capito anche dalla sua presentazione, io sono un medico e mi occupo in particolare di psichiatria del bambino e dell'adolescente, quindi mi occupo di una fetta di popolazione che è molto particolare, che quindi eh, fa fatica a provare gioia e fa fatica a provare gioia non tanto perché non è in grado di scegliere. Ma perché ha un limite, che è la propria malattia mentale che in qualche modo ostacola la realizzazione della gioia. È un po' come dire che se noi questa sera parlassimo di corse e del quanto è importante l'attività fisica all'aria aperta, dovremmo constatare che c'è una fetta di popolazione che per una serie di impedimenti questo non lo può fare e, e non lo sceglie di, eh, di propria sponte, ma è costretta in qualche modo. A rinunciare anche perché cercherò di dirlo in questa nostra chiacchierata non è che dall'esterno arrivino molti aiuti ecco non è che ci siano molte eh, offerte assistenziali che vuol dire cioè non ci sono molti luoghi dove un ragazzo che sta male può essere curato accolto in qualche modo quindi aiutato a uscire dalle proprie difficoltà io ho già dichiarato il mio vizio d'origine cioè che sono un medico e quindi voi mi scuserete se per affrontare il tema che mi è stato proposto ricorro alla presentazione di alcune diapositive che inizio subito condividendo con voi il materiale. Spero che voi riusciate a vederlo, ma immagino di sì. Confermiamo. All grazie, grazie mille per il feedback. Allora, ma non è questa, probabilmente. Vediamo se riesco a avanzare. Sì, allora partiamo da un primo assunto perché, eh, su questo c'è come dire ci sono diversi luoghi comuni sulla malattia mentale, diversi stereotipi, diciamo così, sulla malattia mentale. Il primo è che le malattie mentali siano tipiche dell'età adulta. Cioè, se io vi, adesso vi chiedessi "Ma immaginate un depresso", voi sicuramente immaginereste una persona grande, intorno ai 40-50 anni, probabilmente per chi ha maggiore familiarità con queste cose, penserebbe a una signora, perché le repressioni sono più frequenti nel genere femminile, tra le signore, e raramente, molto improbabile vi venga in mente di pensare a un bambino o un adolescente. Se vi dico, non so, pensate a uno schizofrenico, cioè a una persona che soffre di schizofrenia, quelli che pensano essere Napoleone, sicuramente la prima, una delle prime immagini che vi verrebbe alla mente è a pensare a un uomo, magari un barbone, che parla da solo, imprega contro la luna e quant'altro. Ecco, la prima cosa che io ci tengo a dire è che le malattie mentali, quindi non il disagio, non eh, come dire, le difficoltà psicologiche che più o meno attraversiamo tutti, ma le vere e proprie malattie mentali sono molto frequenti tra i bambini e gli adolescenti. Questo è un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, vedete che già ci riporta il dato, che ormai è un dato consolidato. Diciamo che un 10% di bambini soffre di un disturbo mentale e almeno un 20% degli adolescenti può presentare un disturbo mentale. Questi numeri sono enormi, ovviamente. Il no? 20% degli adolescenti vuol dire uno su cinque. Eh, in una classe di 20 alunni ce ne sono almeno 4. Eh, però è un numero che non vi deve impressionare più di tanto perché nella popolazione generale adulta è esattamente questa la percentuale che noi ci aspettiamo, cioè circa il 20% della popolazione di adulti presenta un disturbo mentale. Questo vuol dire quindi che la percentuale fra adolescenti e adulti non cambia di molto, e questo perché, è il punto che voglio sottolineare la vostra attenzione. Eh, gran parte dei disturbi mentali iniziano proprio in età evolutiva. Gran parte dei disturbi mentali iniziano prima dei 25 anni. Sapete che l'adolescenza, da un punto di vista biologico, arriva fino ai 25 anni, non si ferma ai 18. Questa distinzione di 18 anni è una distinzione un po' arbitraria, ehm, ma in realtà, biologicamente, l'adolescenza arriva almeno fino ai 25 anni. Ecco, diciamo che quindi i bambini, gli adolescenti, i giovani adulti sono. Quella popolazione ha più alto rischio di presentare un disturbo mentale. Ancora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vedete, conferma quello che vi ho detto poco fa, e vi sottolineo l'età: eh, parliamo di, di bambini dai 10 ai 19 anni e ragazzi dei 19 anni, quindi un, è un disturbo che tende a comparire sempre più precocemente. Ma il dato che di questa diapositiva voglio sottolineare la vostra attenzione: è questo: è l'ultima riga, cioè che il suicidio. È la seconda causa di morte tra i 10 e i 25 anni. Al primo posto abbiamo gli incidenti stradali, al secondo posto il suicidio. Ora, certamente, una prima annotazione che va fatta è che per fortuna i bambini e gli adolescenti muoiono raramente, molto raro per fortuna, ripeto, rispetto anche soltanto a qualche decennio fa, che i bambini e gli adolescenti abbiano un esito così infelice. Però è comunque, come dire, colpisce, perlomeno a me colpisce molto il fatto che se c'è un evento così luttuoso è per un incidente stradale o per suicidio. In genere se ne parla sempre quando leggiamo sui giornali che un bambino si è buttato dalla finestra o che un ragazzo si è avvelenato con delle pasticche, ma poi tutto finisce lì, no? In fondo è qualcosa che tendiamo un po' a nascondere la nostra coscienza, non vogliamo. Vederlo, perché, perché è una cosa che fa male, fa male pensare che ci siano, che proprio questa fascia di debolissimi, di giovanissimi sia così sofferente. Questo è un documento più recente rispetto a quello che vi ho fatto vedere fino adesso ed è dell'UNICEF, certo, un'altra organizzazione internazionale molto importante, che si occupa proprio dei diritti dell'infanzia. E vedete che nell'ottobre del 21, quindi un anno fa, ci ricorda che un adolescente su sette. Tra i 10 e 19 anni, nel mondo, quindi non è una cosa di, so, eh, esclusiva dei paesi ricchi, ma in realtà un po' ovunque, un adolescente su sette soffre un disturbo mentale. Perché è così diffusa la malattia mentale? Perché fa parte della variabilità della specie, noi, come specie umana, siamo ognuno diverso dall'altro, come è evidente, e nella diversità c'è quello più intelligente, quello meno intelligente, c'è quello che ha più spirito di iniziativa è quello che ce l'ha meno e c'è anche chi ha eh, una maggiore fragilità in, in termini di salute mentale rispetto ad altri. Ma anche qua ci sono aspetti che vorrei sottolineare e cioè che quando un bambino o un adolescente presenta un disturbo mentale per lo più soffre di ansia o di depressione. Vedete almeno il 40% delle diagnosi di tutta questa grande popolazione riguardano l'ansia e la depressione, la depressione col tema di stasera, cioè della gioia, ha a che fare molto e questo penso che non sfugga a nessuno di voi. È noto che la depressione è caratterizzata, uno dei segni della depressione è proprio la difficoltà a provare piacere. Noi la chiamiamo anedonia, l'incapacità a provare gioia. Ecco, la, come dire, all'opposto. Agli antipodi del provare gioia c'è proprio la depressione. C'è questo male oscuro che colpisce le emozioni in maniera così profonda. E che stasera molti di voi stanno scoprendo che non è una caratteristica delle signore di mezza età, ma è una caratteristica molto frequente tra bambini e adolescenti. Non solo, ma questo eh, disturbo, questa eh, condizione così debilitante, invalidante, è aumentato notevolmente durante la pandemia. Questo è l'altro dato. Durante la pandemia, lo diceva anche il rappresentante del Consiglio Comunale, che ovviamente ringrazio per le parole cortesissime che ha usato nei miei confronti, ma durante la pandemia noi abbiamo assistito, e vi farò vedere alcuni dati, a un aumento, a un'esplosione di richieste d'aiuto per quanto riguarda la salute mentale. Quindi la pandemia è stata una punta dell'iceberg. infatti guardate i dati della società di neuropsichiatria infantile, la nostra società scientifica, ci dice che negli ultimi dieci anni il numero di pazienti che hanno chiesto aiuto e che sono seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile sono raddoppiati in dieci anni. Guardate i dati del mio ospedale, io dirigo eh, l'unità, quella che una volta si chiam chiamava il reparto di neuropsichiatria infantile, al bambino Gesù, in particolare della sezione psichiatria, noi psichiatri nel 2011 siamo stati chiamati in pronto soccorso per fare una consulenza, cioè per visitare un bambino che è arrivato al pronto soccorso e che aveva chiari segni di malattia mentale, nel 2011 siamo stati chiamati 155 volte, nel 2021 siamo stati chiamati 1824 volte. È evidente che c'è un aumento di disturbi mentali tra i bambini e gli adolescenti. 11 volte in più in 10 anni. E guardate, l'aumento è stato senz'altro molto sensibile dalla pandemia in poi. Vedete, il 2019 è l'anno pre-pandemico, ma già dal 2011 al 2019, cioè prima della pandemia, la crescita era stata di oltre 9 volte. C'è un'emergenza psichiatrica che riguarda i bambini e gli adolescenti. I ragazzi non stanno bene, i ragazzi hanno bisogno di aiuto, le risposte che siamo in grado di dare... Sono molto scarse. Ecco, eh, questo in realtà l'ho già accennato, lo sottolineo: nella stragrande maggioranza dei casi i disturbi mentali iniziano proprio in età evolutiva. Il tema è che, no, con lo, anche questo già accennato, non abbiamo risorse, non abbiamo servizi in grado di accogliere questa domanda, questa richiesta di salute. Quindi, noi abbiamo un sistema sanitario che è in grado di accogliere i cronici, cioè gli adulti, quando il disturbo è diventato ormai stabile, ma non di intercettare le richieste d'aiuto quando compaiono, cioè nell'esordio. Perché? Perché bambini e adolescenti, se hanno un problema mentale, difficilmente trovano risposte nel territorio dove vivono. Vi dicevo, come molti dei disturbi mentali esordiscono in età evolutiva, e vedete, qui ne avete alcuni. Il disturbo di controllo impulsi, disturbo di comportamento vedete che tende a comparire tra i 5 anni questo è un altro aspetto che va sottolineato con forza c'è anche un'anticipazione vedete il rosso è uno studio più recente rispetto al blu, vedete come l'età si abbassa sempre più tra incontro tra sostanze e ragazzi ormai i bambini cominciano a farsi le canne a 11 anni cioè in prima media è diffusissimo questo. Uno dei motivi che spiegano questo grande aumento, l'avete visto prima nei numeri che vi ho citato, questo grande aumento di richieste di aiuto negli ultimi dieci anni è proprio l'aumento, la diffusione marcata di cannabinoidi tra i bambini. Questa, quindi questa distinzione, eh, ho subito, accendo subito forse un tema eh, su cui si può generare polemica, la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti ha forse senso per gli adulti? Non ha assolutamente senso per i bambini e gli adolescenti, cioè per coloro che hanno un cervello che è in fase di formazione e durante questa formazione del cervello, voi sapete che il cervello continua a maturare fino ai 25-30 anni, se durante questa fase il cervello viene inondato di sostanze psicotrope, gli effetti possono essere devastanti e sono quelli che vi ho mostrato poco fa. Bene, eh, il punto è che... Chi eh, tra i ragazzi che ha un disturbo mentale ha un rischio molto uh, maggiore rispetto alla popolazione generale di presentare un disturbo mentale anche in età adulta e eh, anche chi non ha un vero e proprio disturbo mentale ma, ma ha dei sintomi, cioè quindi ha dei piccoli segnali e non viene trattato ha un rischio nettamente superiore, tre volte superiore alla popolazione generale poi da adulto di avere un disturbo mentale. Eh, forse vale la pena fare questo accenno, ma insomma, forse questo è un tema più per gli addetti ai lavori, che questa continuità tra disturbi mentali tra bambini e adulti può riguardare lo stesso disturbo, quella che noi chiamiamo continuità omotipica, ad esempio un bambino che è depresso diventa un adulto che è depresso, oppure, questa è l'altra cosa particolare dei disturbi mentali, cambiare disturbo, cioè passando dall'età infantile adolescenziale all'età adulta, quello che poteva essere un disturbo d'ansia può diventare ad esempio una depressione da adulta. Ancora una volta vi, dio, vi do questo messaggio perché diventa, lo avrete capito dalle cose che ho detto fin qui, fondamentale intercettare il disturbo quando inizia, quando compare, perché la buona notizia di tutta questa storia drammatica è che dei disturbi mentali, se si affrontano, se si curano in tempo, si può guarire. Nella stragrande maggioranza dei casi, inoltre il 70% dei casi, si guarisce dai disturbi mentali. Certo che se non li vediamo e non li trattiamo, è difficile che questi possano risolversi. Come nascono i disturbi mentali? Anche questo forse sfata uno stereotipo, un vecchio mito, no? Eh, vi ricordate in fondo lo psicologismo degli anni Sessanta? Un disturbo mentale legato a un ambiente sfavorevole, quindi, se un bambino ha un disturbo mentale è perché mamma e papà litigano sempre, perché sono poco presenti o perché sono divorziati. Ecco, questo non, è, non corrisponde alla realtà. È ovvio che avere una famiglia calda affettivamente, premurosa affettivamente riduce il rischio di malattie mentali. Ma questo è il punto: le malattie mentali, come gran parte delle malattie di cui noi siamo destinati a soffrire, l'infarto, il cancro, non riconosce un unico fattore determinante, ma sono più cause che intervengono. E vedete, al primo posto ci sono sicuramente i fattori biologici, genetici. Avere un papà o un'amma, mamma o un fratello o una sorella con un disturbo mentale aumenta notevolmente il rischio di disturbo mentale. E poi vedete il basso consenso intellettivo, ad esempio, quindi vivere in un ambiente cognitivamente poco stimolante, avere una disabilità fisica. Questi sono tutti fattori. Biologici che entrano in gioco nel favorire la comparsa di un disturbo mentale. Badate bene, nessuno di questi fattori da solo è sufficiente a determinare il disturbo mentale, quindi, non c'è un determinismo genetico/biologico. La eh, vulnerabilità biologica si, eh, viene modulata dai fattori ambientali, che sono quelli psicologici, quelli sociali. Quindi, ad esempio, appunto, una famiglia in grado di accogliere il bambino una scuola, eh, un contesto cioè sociale che è in grado di accogliere, di aiutare, di sostenere la crescita delle emozioni e delle relazioni dei bambini e adolescenti, riduce il rischio. Dicevo, è un po' come per l'infarto. Noi nasciamo con scritto nel nostro DNA di cosa moriremo probabilmente, ma è chiaro che poi il nostro stile di vita può aumentare la possibilità che quel rischio biologico si realizzi o meno. Quindi, se ad esempio, nasciamo con un'alta probabilità di avere un infarto e poi conduciamo una vita sedentaria, mangiamo in modo molto disordinato, fumiamo 40 sigarette al giorno, contribuiamo notevolmente con questi fattori ambientali ad aumentare notevolmente il rischio. La salute mentale è la stessa cosa. Ha una predisposizione biologica, ma poi fattori psicologici e sociali giocano un ruolo particolarmente rilevante. Quindi la famiglia intesa come comunità affettiva, cioè gruppo di persone che vogliono bene, non tanto nella sua struttura, e la scuola intesa non tanto come luogo di selezione, ma luogo di relazioni, cioè dove i ragazzi sperimentano il rapporto con i coetanei, con gli insegnanti, in un clima affettivo valido, questo ovviamente possono ridurre e aumentare notevolmente i rischi di salute mentale. Quindi, se a noi preme... La gioia dei nostri ragazzi. Noi dovremmo avere un mondo pensato anche per i ragazzi. Questo non è un mondo, perlomeno nel nostro paese, fatto per i ragazzi. Questo è un mondo per i vecchi. Eh, Tant'è, basta guardare lo spazio che trovano i nostri ragazzi all'interno della nostra società, che è sempre minore rispetto a quello che invece viene occupato da noi anziani. Eh, noi il potere non lo molleremo mai. Come dico ai ragazzi quando faccio lezione ci devono sparare per prendere il potere perché noi di nostro non lo lasceremo mai e questo condiziona in parte anche un effetto certo sulla salute mentale e sul livello di gioia e di felicità che i ragazzi possono sperimentare ecco quindi la gioia la felicità vedete ho usato questo termine pensando a questo nostro incontro il benessere mentale la felicità psicologica su cosa si basa beh su un equilibrio fra instaurare delle relazioni soddisfacenti e la capacità di regolare le nostre emozioni. Quindi un bambino disregolato, un bambino che a due o tre anni non tollera il no dei propri genitori, un bambino che non viene educato quindi all'attesa, alla gestione della frustrazione, è un bambino che farà fatica a essere non solo felice ma anche a essere in equilibrio psicologicamente. E così quei ragazzi, quei bambini che fanno fatica a stabilire delle relazioni soddisfacenti. Nella vita di ciascuno di noi c'è stato un insegnante che ci ha segnati, un compagno, un amico che da adolescenti ha raccolto le nostre prime confessioni, eh, racconti, anche confidenze che hanno segnato un po' la nostra crescita. E guardate, noi stessi abbiamo capito e capiamo costantemente chi siamo solo stando insieme agli altri. Nel, nel, ris nel rispecchiarci negli occhi degli altri, voi avete capito se siete intelligenti, poco intelligenti, opportuni, inopportuni, simpatici, antipatici, belli, brutti, da come gli altri, i vostri amici, i vostri familiari, eh, persino le persone che avete incontrato casualmente, vi hanno restituito la vostra immagine e questo è fondamentale. Capite che mi sto avvicinando al tema delle chiusure sociali, cioè di tutto quello che è stato nel periodo della pandemia e quello che ha rappresentato. Però ricordatelo: se volete lavorare per il benessere mentale, la felicità dei vostri figli, dovete aiutarli a gestire le proprie emozioni, quindi non sostituirvi a loro. Molti genitori oggi fanno questo: non consentono ai propri figli fin da piccoli di eh, gestire le loro emozioni, ma c'è sempre la loro presenza. Nel co-sleeping, nel dormire insieme, nell'allattamento prolungato, nel soddisfare ogni bisogno, nel non educare i propri figli all'insuccesso, all'accettare l'insuccesso. Sarebbe facile ora citare quei genitori che vanno a vedere i propri figli a giocare a calcio, che li incitano alla violenza, o quei genitori che, di fronte a una nota presa dal proprio figlio, vanno a scuola e minacciano le insegnanti. Ecco, anche questo eh, è un tema su cui forse spero che magari se ci sarà una piccola discussione poterlo riprendere, no? Eh, bisogna che ci ricordiamo tutti quanti che i nostri ragazzi, i nostri figli non ascoltano quello che diciamo, ma guardano quello che facciamo. Quindi se noi vogliamo che il nostro figlio sia educato, non serve a nulla fare grandi lezioni sull'educazione se poi ad esempio quando in mezzo al traffico, magari a Vittorio Veneto non c'è molto traffico, ma a Roma abbastanza ci tagliano la strada con la macchina, scendiamo con il crick pronti a fare una strage. Ecco, quello non è un bel esempio che noi diamo ai figli se vogliamo educarli a rispetto dell'educazione, oppure se ad esempio alziamo la voce con la nostra compagna o il nostro compagno o aggrediamo l'insegnante perché ha dato una nota ai nostri figli. I figli ci guardano e ci imitano, non ascoltano quello che diciamo. Bene, durante la pandemia che è successo tutto questo è saltato per le ragioni che ad esempio vedete elencate qui e che ce le ricorda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è stato un clima di grande incertezza, lo stress, una paura di ammalarsi, di morire o addirittura di far ammalare, di far morire. Del resto così li abbiamo dipinti, tutta la stampa, gli adolescenti li ha dipinti come grandi autori. Come sapete invece la malattia è viaggiata molto di più sui mezzi di trasporto e quindi... Eh, c'è anche una responsabilità politica di chi non ha organizzato eh, i trasporti pubblici io mh, sono rimasto molto colpito durante la pandemia ho preso anche posizioni molto dure ricordo, non so, il governatore il eh, presidente di regione Campania che chiudeva le scuole perché c'era la paura di, eh, del contagio ma eh, nessuno si era preoccupato di organizzare i trasporti in sicurezza da casa a scuola dei ragazzi, quindi si dà per scontato che chiudere le scuole potesse non avere un effetto. Così come la, eh, la riduzione, la chiusura dell'attività fisica, questo è un altro aspetto nel tema che stiamo affrontando questa sera: la costruzione della felicità, l'attività fisica, l'attività motoria entra nel benessere fisico, eh, scusatemi, nel benessere mentale oltre che fisico. Eh, chi di voi, quando è teso e nervoso, non fa due passi per scaricarsi oppure va a giocare a tennis? Per distendersi, si fanno una nuotata o gioca a calcetto o quant'altro. L'attività fisica impatta sulla nostra salute mentale. Durante la pandemia abbiamo chiuso ogni possibilità ai ragazzi di fare attività fisica. Se voi andate a leggere i primi decreti eh, del, del primo lockdown, quindi il primo governo Conte maggio a marzo-maggio 2020, voi non troverete mai la parola bambino o adolescente. Troverete la parola cane, runner, ma la parola bambino-adolescente non, non è mai contemplata. Sono i grandi, dimenticati di tutta questa vicenda. E che cosa ha prodotto tutto questo? Che almeno due terzi dei ragazzi hanno avuto e stanno ancora manifestando segni di malessere, che possono essere disturbi del sonno, l'irritabilità, fino ad aggressività. Questo è uno studio che ad esempio documenta quello che vi sto dicendo e Guardate questo pubblicato ad agosto del 21, su una popolazione molto ampia, quasi 81.000 81 bambini e adolescenti, ci dice che se prima della pandemia la depressione, la impossibilità a provare piacere, quindi sono quei ragazzi di cui stiamo parlando in parte stasera, prima della pandemia erano il 12,9%, che comunque è un numero che sottolinea la vostra attenzione, eh, quasi il 13% dei ragazzi presentavano una depressione bambini e adolescenti durante la pandemia questo è raddoppiato, siamo arrivati al 25, 1 su 4 i ragazzi di oggi soffre di depressione e il 20% d'ansia. Capite che è una proporzione enorme. Ma eh, la domanda che mi sentirei di farvi adesso è ma voi ne sentite parlare, se ne parla? No. Eh, nel, eh, nel piano di eh, ricostruzione PNRR voi pensate che ci siano fondi destinati alla salute mentale? No, zero. Per la salute mentale dei bambini e adolescenti non è previsto nulla. Si fa finta quindi di non vedere questa ondata di malessere, che è davvero un'ondata davvero preoccupante. E quei ragazzi che invece sono stati bene, che ce l'hanno fatta, che durante la pandemia, cioè, non hanno sofferto di ansia, di depressione, non hanno presentato sintomi di malessere psicologico che caratteristiche avevano Le vedete, vede, qui elencati tra i fattori di protezione, sono ragazzi che vivevano in nucleo familiare con dei fratelli, quindi che hanno avuto la possibilità di mantenere ancora una volta delle relazioni, che vivevano in grandi spazi, con la possibilità di uscire all'aperto, ancora una volta la eh, reclusione è un elemento grave, che nuoce alla salute mentale dei ragazzi e che ha nociuto gravemente la salute mentale dei ragazzi quindi vivere a Vittorio Veneto è probabilmente avuto un fattore di protezione rispetto a vivere in un piccolo appartamento al centro di Roma o nella periferia romana, nelle borgate romane. Però guardate anche nello stile di vita, vedete, mantenere l'attività fisica, una regolare frequenza a scuola, anche se a distanza, parlare con i familiari per almeno due ore al giorno, giocare in famiglia, le relazioni positive. E poi guardare, leggere, leggere per almeno due ore al giorno piuttosto che guardare tv e usare social network. L'attività cognitiva è un'attività che protegge l'attività cognitiva, l'attività fisica, l'attività emotiva, le relazioni, proteggono rispetto alla salute mentale. Guardate quanta psichiatria c'è qui. Volete dei figli felici? Volete che i ragazzi siano felici? Allora costruite intorno a loro intanto il bello, ad esempio vivere all'aria aperta, ad esempio avere delle scuole belle. Le scuole devono essere dei luoghi dove è piacevole stare, non dei luoghi dove si rischia che il soffitto ci crolli sulla testa o che una persona voli di sotto. E poi promuovete l'attività fisica, giocate con i vostri figli, eh, coltivate interessi culturali, mantenete anche un'agenda quotidiana, i ritmi quotidiani regolari, quindi garantite il sonno, l'alimentazione corretta quelli che si sarebbe chiamato un tempo uno stile di vita sano. Eh? Ecco di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che i genitori tornino a educare i propri figli in questa maniera. Certo, non si può addossare la croce solo ai genitori perché se il nostro modello economico prevede che mamma e papà lavorino dalle 8 alle 20, c'è cioè da chiederci que questi bambini con chi stanno e se poi... Consideriamo che l'Italia insieme alla Grecia è all'interno della comunità europea all'ultimo posto in termini di asili nido, quindi non rispetta la direttiva della comunità europea in termini di asili nido, capite che i servizi a sostegno della genitorialità si abbassano. Non capisco perché ci stupiamo ancora che in Italia non nascano più bambini. Noi siamo sotto i 400.000 nascite l'anno, pensate che soltanto all'inizio anni 90 erano più di 500.000. Ma questo non è un problema dei paesi occidentali. Se voi da 20 miglia vi spostate a Mentone, cioè fate 50 km, in Francia questo problema non ce l'hanno. Quindi è un problema di risorse che noi mettiamo a disposizione della famiglia e dei ragazzi. Vedete quanta politica c'è in psichiatria. Se noi vogliamo garantire la felicità ai nostri figli, dobbiamo costruire un mondo in cui la felicità per i nostri figli sia possibile. E quindi mi fa piacere che il rappresentante del Consiglio Comunale sia con noi, perché noi abbiamo bisogno di una politica che metta al centro della propria agenda i minori, bambini, adolescenti e quindi i genitori e quindi la famiglia. Ma vedete, ogni volta c'è una manifestazione sulla famiglia si parla di come debba essere composta. Un, un uomo, una donna, piuttosto che due uomini, due donne, quello che è. Tutta la letteratura ci dice, ma non voglio aprire anche questa polemica. Eh, Tutta la letteratura ci dice che quello che conta è che un bambino sia amato. Però soprattutto una famiglia noi la proteggiamo se consentiamo a papà e a mamma di, di avere del tempo per stare con i propri figli. Se alle 5 del pomeriggio, come si fa in Inghilterra, come si fa negli Stati Uniti, chiude, ogni attività chiude, si torna a casa e si sta con i propri figli. Si gioca, si parla, si ride, si canta, si balla, si fa attività fisica, è tutto quello che volete. Se non c'è questo, è molto difficile che i nostri ragazzi riscoprino una felicità almeno a livello generazionale. Bene, per darvi l'idea un po' più hard: diciamo, un po' più brutale di quello che sta succedendo ai nostri ragazzi. Faccio vedere quello che noi osserviamo al bambino Gesù, al pronto soccorso del bambino Gesù. Allora, questi sono i dati, no? 2011: 150 consulenze in pronto soccorso nel 2021 siamo a 1.824. Questi sono gli stessi dati che vi ho fatto vedere prima, ma montati su un grafico, per cui è evidente l'impennata che noi abbiamo. Torno a dire, la politica di fronte a questi dati non fa nulla. Non c'è una struttura sanitaria in più, i posti letto per accogliere queste situazioni in tutta Italia sono 100, ci sono regioni, moltissime regioni, che non hanno posti letto dedicati alla psichiatria dell'età evolutiva. Questo vuol dire che quindi se un ragazzo tenta il suicidio, ad esempio a Perugia, viene trasferito fuori regione. Oppure se è sfortunato, si ritrova in mezzo agli adulti, cioè nei servizi di psichiatria per gli adulti. Ditemi se questa non è una barbarie. Eh, ecco, tra gli accessi al pronto soccorso tra il 2011 e il 2021, vedete che abbiamo un netto aumento dell'attività autolesiva, e cioè quelli che pensano o tentano il suicidio, giallo e verde, oppure quelli che si tagliano, cioè quelli che si fanno del male volutamente, che si provocano un danno al proprio corpo senza una chiara intenzione suicidaria, ma comunque con l'intenzione di ferirsi gravemente. L'autolesionismo è un fenomeno molto diffuso anche in epoca pre-Covid. In Italia almeno il 20% degli adolescenti si taglia. In Francia, guardate, siamo al 38.5%, quasi il 40% dei ragazzi si taglia. Questo è un fenomeno tipico dei giovani adolescenti 13, 14, 15 anni, poi tende a calare periodicamente. Quindi, ad esempio, un appello che faccio sempre ai pediatri è di di spogliare i bambini quando fanno un bilancio di salute, ai genitori dico guardatevi sti figli anche quando sono adolescenti, spogliateli perché magari potreste ritrovarli pieni di tagli o di cicatrici inspiegabili e poi un pediatra dai dieci anni in su nei propri bilanci salute dovrebbe sempre chiedere ai ragazzi, ai bambini, hai mai pensato di ammazzarti perché come dicevamo questa è un'evenienza Rara per fortuna, ancora il suicidio, ma non rarissima. Eh, dietro al tentativi di suicidio, perché un ragazzo si ammazza o tenta di ammazzarsi nella stragrande maggioranza dei casi, vedete l'82,6% è perché c'è una depressione. Quindi anche questi noi li potevamo intercettare prima, perché la depressione è qualcosa che dura molto prima di arrivare a un tentativo di suicidio, prende forma con dei cambiamenti nel proprio comportamento, nella tristezza, la lendonia che dicevamo, i disturbi del sonno, lo scarso appetito, la chiusura dentro casa. Ecco, noi non dobbiamo aspettare il tentativo di suicidio. Quando c'è una situazione di questo tipo dobbiamo chiedere aiuto, non dobbiamo aver paura di rivolgerci a medici, psicologi, nel tentativo di intercettare questo livello di sofferenza. Eh, forse questo rischia di essere un po' troppo splatter, però in epoca prepandemica... Eh, vedete che i tentativi, il suicidio veniva tentato secondo diverse modalità. Vedete che in epoca pandemica, due volte su tre i ragazzi scelgono di avvelenarsi. In che modo assumono in modo incongruo dei farmaci? E qui c'è un'altra domanda che rivolgo a tutti: perché i bambini e gli adolescenti hanno un accesso così facile alle medicine? Perché le medicine non vengono custodite sotto chiave in casa? E perché un adolescente può andare in farmacia e comprarsi la tachipirina tranquillamente, pensate che è, lo, è il farmaco più utilizzato per tentare il suicidio: l'ingestione incongrua di grandi quantità di paracetamolo. Noi non vendiamo l'alcol, giustamente, non vendiamo le sigarette, giustamente, ai minori. Ma perché c'è questa grande facilità nell'acquistare prodotti da banco che spesso possono essere lo strumento con cui i ragazzi decidono di farsi del male. Sottopongo a voi questa mia domanda. Eh, soltanto poche battute sulle caratteristiche che ragazzi che noi abbiamo ricoverato in questo periodo hanno e mostrano. Guardate nel 2018 noi in un anno, noi abbiamo otto posti letto che sul totale 100 in Italia non sono neanche pochissimi, abbiamo ricoverato in un anno 312 ragazzi. Che sono vedete, più o meno gli stessi nel 2019, ma anche nel 2020, primo anno di pandemia. Nel 2021 passiamo a 492, c'è cioè un aumento del 40% almeno. Questa è la fotografia di quello che ha determinato la pandemia in termini di salute mentale. Ma c'è un'altra cosa che voglio farvi notare. Se voi fate attenzione, la differenza fra maschi e ragazze è aumentata notevolmente. Con l'aumentare dei ricoveri, con la pandemia, sono molto più le ragazze che arrivano a ricovero rispetto ai ragazzi. Le ragazze stanno pagando il prezzo più caro di tutta questa situazione. Perché? Perché le ragioni per cui i ragazzi più frequentemente arrivano al ricovero è proprio la depressione. E la depressione da sempre, i disturbi internalizzanti si chiamavano una volta depressione e ansia, sono più frequenti nel gene femminile che non nel gene maschile, dove invece prevalgono i disturbi del comportamento, e gli esordi e eh, la psicosi. Quindi vedete che la pandemia ha colpito la salute mentale dei ragazzi e ha colpito soprattutto le ragazze. Eh, questo è per farvi vedere l'andamento mensile dei nostri ricoveri. Guardate in blu, cerco di aiutarvi, in blu questo è il 2019, anno prepandemico, vedete che più o meno siamo stabili, circa, facciamo, circa, facciamo circa 30 dimissioni, 32, 34, d'estate calano perché anche, come dico ovviamente con affetto, anche i picchiatelli vanno al mare, no? quindi un po' le città, la città si svuota. E poi quando ricomincia la scuola, vedete che i ricoveri salgono. Nel 2020, primo anno di pandemia, che succede? I primi tre mesi, che sono quelli in cui la pandemia non c'era, vedete che siamo stabili. A marzo scoppia tutto e vedete che c'è addirittura, con il primo lockdown, una diminuzione dei ricoveri. Questo non deve stupirci, perché se lo ricordate bene, durante il primo lockdown. Nessuno andava in ospedale, avevamo tutti il terrore di poterci ammalare. Oddio, noi ci andavamo perché dovevamo lavorare, però mediamente la gente non andava in ospedale, stavamo tutti chiusi dentro casa. Però c'è un altro fatto che io sottopongo alla vostra attenzione. Durante questo periodo eravamo tutti chiusi in casa, i ragazzi stavano con mamma e papà, che probabilmente hanno funzionato anche come strumento, come mezzo di difesa rispetto ai disturbi mentali. Guardate con la seconda ondata, l'autunno del 2020, vi ricordate la seconda ondata della pandemia? C'è un'esplosione di ricoveri. E qua che succede? Succede che mamma e papà tornano al lavoro e i ragazzi rimangono da soli dentro casa a fare la DAD. Ma il problema non è la DAD, il problema è ovviamente la solitudine che i ragazzi hanno vissuto. Questi valori rimangono nel 2021, anno pandemico tutto, vedete che rimaniamo dai 30 circa, arriviamo quasi a 50 di media di ricoveri, mesi estivi vanno al mare e si abbassa e poi autunno riparta la grande. E questo dato permane anche nel 2022, qui i dati sono aggiornati ad agosto, in realtà a settembre ne abbiamo dimessi 41, quindi il dato sarebbe più o meno qui è un'onda lunga, non accenna a diminuire. E gli effetti sulla salute mentale dei nostri ragazzi, sulla felicità dei nostri ragazzi, dura e dura ancora a lungo, come probabilmente se ci sono degli insegnanti qui tra noi potranno confermare. Guardate anche come è cambiato i motivi per cui giungono a ricovero. Però su questa parte voglio andare avanti velocemente perché il tempo sta, ahimè, eh, volando. Vedete che nel 2018 erano soprattutto le agitazioni psicomotorie, quelle che spaccano tutto dentro casa, che venivano a ricovero, che passano invece nel 2022 al 18%, mentre guardate l'ideazione suicidaria come cresce dal 2018 ad oggi, così come il tentativo di suicidio. È evidente che questo è il motivo per cui i ragazzi arrivano più frequentemente a ricovero. Quindi se dovessimo fare un riassunto molto stringato di queste cose che vi ho detto fino adesso, è che i disturbi mentali sono sicuramente i disturbi più frequenti in pediatria, 10-20% dei bambini adolescenti. Stupisce che i pediatri nelle scuole di specializzazione non studino la psichiatria. Il suicidio è la seconda causa di morte da 10-25 anni. E una cosa che non vi ho detto, ma vale la pena ricordarla, è che un bambino su 100, uno su 100, è vittima di abuso o maltrattamento. Anche questi noi non li vediamo. Abbiamo bisogno quindi che i pediatrici aiutino molto nel bilancio di salute a chiedere se il ragazzino pensa di ammazzarsi, se si taglia e soprattutto se è stato abusato: se c'è qualcuno in famiglia che lo tocca, che lo picchia, che lo offende, che lo umilia, che non lo cura come avrebbe diritto. Eh, guardate, questo è un dato allarmante: pensate che. Il Bambino Gesù eh, fa un milione e mezzo di accessi l'anno, cioè sono un milione e mezzo tra le avvisi, i ricoveri, le ospita che noi facciamo in un anno. Ogni anno noi segnaliamo all'autorità di polizia circa 100 bambini per abuso. Capite che c'è tutto un pezzo, un mondo, se sono un milione e mezzo, noi ci aspetteremmo almeno 15.000 segnalazioni, se è l'1%, ne facciamo 100, quindi... Ce ne sono più di 14.000 che sfuggono anche alla nostra rilevazione, e questo è un dato drammatico perché noi spesso possiamo essere l'unica, insieme alla scuola, l'unica fonte di protezione per questi bambini, l'unico strumento di difesa. Bene, da cosa vi accorgete che un ragazzo comincia a star male? Perché cambia? Perché cambia? Perché voi vi accorgete che avete l'influenza? Perché improvvisamente, più o meno improvvisamente, non ce la fate più ad alzarvi, avete tosse, raffreddore, siete caldi, febbricitanti. I ragazzi cominciano a star male mentalmente perché cominciano a non avere più voglia di fare quello che normalmente facevano. Il rendimento scolastico cala, abbandonano l'attività sportiva, non vogliono più uscire di casa, sono irritabili, sono partic... a volte addirittura violenti. Cominciano a dormire male, a mangiare male. Ecco. Questi cambiamenti ovviamente tutti gli adolescenti passano giornate singole, così. Ma quando diventano stabili nel tempo per settimane o mese, beh, il mio suggerimento è di non aspettare, di non far finta che sia solo una crisi adolescenziale che, come è venuta, passerà, perché invece a volte le conseguenze, come abbiamo visto, possono essere molto gravi. Uh, ora vorrei saltare alcune cose perché. Il tempo è rimasto abbastanza limitato, intanto questa cosa è molto tecnica, quindi non vi preoccupate, non vi perdete molto. L'unica cosa che forse posso sottolineare è che nel determinare la salute mentale i fattori di rischio sono molti, così come i fattori di protezione, e cambiano in base all'età. Mi spiego meglio. Un bambino che nasce prematuro, ad esempio, è un bambino che ha un rischio, gravemente prematuro, ha un bambino che ha un maggior rischio di malattia mentale. E i bambini nascono spesso prematuri o di basso peso, non solo, ma perché ad esempio in gravidanza le mamme fumano tabacco o assumono alcol o addirittura sostanze psicotrope, droghe. Ecco, tutelare la salute della donna in gravidanza riduce il rischio quindi di malattia mentale. Così come la povertà è un fattore di rischio, perché la malnutrizione è un fattore di rischio per la malattia mentale. L'acquacente intellettivo, lo abbiamo già detto, quindi vivere in un ambiente stimolante, ad esempio ci sono gli studi molto interessanti che se voi in una terapia intensiva neonatale, dove ci sono i prematuri gravi, fate sentire Mozart, i bambini crescono più intelligenti dei bambini che non sentono nulla. Non quelli che sentono il rumore, ma quelli che non sono stimolati. Quindi noi abbiamo bisogno, ad esempio, di aiutare i genitori a fornire stimoli continui ai propri figli. E poi vedete, l'uso dei cannabinoidi è un fattore di rischio molto importante dalla preadolescenza, dall'adolescenza in poi. Bene, quindi i fattori di rischio sono molti e questo è un dato particolarmente rilevante. Quindi i fattori di protezione sono altrettanti, sono molti perché dipendono un po' dal momento di vita che noi intercettiamo. Quindi nel bambino piccolo ovviamente un ambiente familiare stabile è un, ha un valore molto importante. Lo stile educativo è quindi ad esempio uno stile che non, non passa attraverso le percosse, le punizioni corporali o l'umiliazione psicologica del bambino, ma passa attraverso la sua valorizzazione, che non vuol dire viziarli, non vuol dire dargli le tutte vinte, ma vuol dire dargli delle regole. Insegnarvi nell'affetto e nel bene condiviso le regole, la gestione delle frustrazioni, vedete il neglect, l'incuria. Pensate che l'incuria non è qualcosa che riguarda soltanto le fasce più emarginate della società. Ho visto recentemente un bambino di due anni che aveva tutti i sintomi tipici dell'autismo. Ebbene, questo bambino era figlio di una studentessa universitaria che mi ha detto: Guardi, io per poter studiare e preparare gli esami. L'unico modo che ho è mettere mio figlio davanti al televisore. Quindi questo bambino stava sei ore al giorno davanti al televisore. Quella è una forma di incuria, di abbandono, di eh, scarsa stimolazione cognitiva. E approfitto subito per dire che i bambini non dovrebbero vedere la tv mai da soli, mai da soli prima dei cinque anni, se non c'è un adulto vicino che eh, media. Quindi la televisione dentro casa dovrebbe essere sempre spenta, sempre spenta, e un bambino non dovrebbe usare cellulari che con accesso a internet, tablet, smartphone e computer da soli in autonomia, ovviamente cosa diversa se c'è papà o mamma vicino, prima dei 12 anni. Queste sono norme che l'Accademia dei Pediatri Americani ci restituisce e che io condivido in pieno, che io condivido in pieno, L'uso dei strumenti elettronici nei bambini è arrivato almeno a 4-5 ore di media al giorno. Quelle sono ore tolte allo studio, alla lettura, all'attività all'aria aperta, al saltare, al giocare, a fare le capriole. I bambini italiani, non a caso, sono tra i più, la percentuale più alta di obesi tra i bambini italiani è tra le più alte nel mondo. E poi vedete ovviamente l'uso dei cannabinoidi, ancora una volta, Ragazzi, siete genitori, dovete controllarli questi figli. Eh? Quando date un cellulare a vostro figlio minore e dite io te lo do, ma io devo con poter controllare in qualunque momento a chi scrivi, quali siti eh, frequenti, io entro nella tua stanza e ti controllo, non sto invocando uno stato di polizia, sto richiamando tutti i genitori alle loro responsabilità. È chiaro che questo va costruito in un rapporto di fiducia reciproco, ci mancherebbe altro. Eh, non deve essere una violenza ma nel rapporto di fiducia reciproco c'è anche il fatto che io voglio sapere dove stai, chi vedi, chi frequenti, a che ora torni, dove vai e quant'altro. E ovviamente, ancora una volta, il ruolo del qualsiasi intellettivo è importantissimo. Capite già, quindi, e mi avvio, sono già le nove e mezza, quindi dovevo, temo concludere, eh, però nel sottolineare che quindi il ruolo della scuola insieme a quella della famiglia è fondamentale per promuovere salute mentale. Quindi la famiglia è protettiva, quindi facilita la salute mentale e quindi tornando al tema della serata, la felicità, se offre relazioni che sono caratterizzate da calore e affetto, da rispetto reciproco. Voi non potete chiedere ai vostri figli di rispettarvi se voi non li rispettate, non potete chiedergli di non usare il cellulare se voi a tavola state sempre a messaggiare con i vostri amici. Perché alle sette di sera non spegnete anche vostro, voi il vostro cellulare, lo mettete in un cassetto con quello vostro figlio e lo chiudete a chiave se ne parla il giorno dopo? Quanti neurochirurghi che devono essere sempre reperibili ci saranno tra chi mi ascolta in questo momento? Qual è questa necessità di essere sempre connessi? E soprattutto se lo fate voi, ma come potete pretendere che non lo facciano i vostri figli? Quindi, relazioni affettive. Elevata capacità di sostegno, io ci sarò sempre a darti una mano, anche però ad aiutarti a pagare per i tuoi errori, ad assumerti le responsabilità. Non farò, se tu prendi un brutto voto a scuola, non darò la colpa all'insegnante. Ci sarò per aiutarti, ma comunque le tue responsabilità devi assumertele. E poi, appunto, l'ho già detto, no? capacità di controllo e supervisione. Dovrei sapere se questi figli dove hanno, che fanno, eh, chi vedono, chi incontrano. Non è pensabile che una bambina di 12-13 anni eh, abbia una promiscuità sessuale. Ora dico una cosa che poi perché dà, magari i genitori dicono che va bene così, però che sia esposta a pericoli senza che i genitori siano attenti. <coughs> Scusatemi. Eh, quindi, se noi vogliamo degli adolescenti sicuri, quindi dei ragazzi che siano pronti ad accettare sfide tipiche della loro età dobbiamo iniziare a educarli fin da piccoli e renderli educare alla felicità vuol dire educare all'autonomia, eh? a educare un proprio figlio fin da piccolo, l'autonomia vuol dire educarlo alla libertà che è molto legata al concetto di felicità e quindi riconoscere le emozioni proprie, le emozioni altrui, l'educazione, il rispetto, il dire grazie. Adesso sto scivolando forse su delle banalità però a me colpisce che, ad esempio, i giovani medici in formazione, i giovani psicologi tirocinanti, se mi incontro in corridoio non mi salutano. E io li fermo dicendo: guardi, è buona norma dire buongiorno quando lei incontra, soprattutto il primario. Eh, chiedere, aiutarli a chiedere aiuto. Succede qualcosa fuori, io ci sono e con me puoi chiedermi tutto. Eh? La, il concetto di regola sociale rispetto all'altro, ne abbiamo parlato e anche vedete, l'ho proprio voluto inserire. Se noi vogliamo che un adolescente usi consapevolmente il telefonino, il computer, lo smartphone, dobbiamo cominciare a educarlo da piccolo, perché quando sono grandi il gioco è fatto. Un ragazzo di 14 anni non va ascolta più. Un ragazzo di 14 anni ascolta l'amico, non ascolta papà e mamma. Voi avete la possibilità, noi perché anch'io sono genitore. Abbiamo la possibilità di Stabilire un rapporto di autorevolezza ai nostri figli nei primi anni di vita, quando sono adolescenti, ripeto, il gioco è fatto, anzi, da adolescenti devono scontrarsi con voi, devono differenziarsi da voi. Per questo io tremo quando nel mio studio entra una ragazzina di 12, 13, 14, 15 anni, 16 anni che è vestita esattamente come la propria mamma, o meglio, che la mamma è vestita esattamente come la propria figlia. Stesso numero di tatuaggi, adesso i piercing vanno meno di moda, ma in passato hanno gli stessi piercing. Ecco, qual è lo spazio di trasgressione che noi lasciamo ai nostri ragazzi? La possibilità di opporsi alle nostre regole, perché se non lo fanno non diventano mai adulti. Quindi, la prima regola, signori miei, è accettare l'idea di diventare vecchi, è accettare l'idea che a 40, 50 anni noi siamo l'altra generazione. Noi non siamo i migliori amici dei nostri figli. Questo è il secondo momento in cui tremo: quando una mamma o un papà mi dice: Sai, io sono il migliore amico o la migliore amica di mia figlia. No, il rapporto non è di amicizia, non è un rapporto pari tra genitori e figli, è un rapporto in cui c'è chi ha una responsabilità nella crescita dell'altro. Il rapporto forse potrà essere pari quando il proprio figlio diventa un adulto e comunque non è esattamente così facile, ma finché sono in fase di crescita il genitore non è, non è l'amico dei propri figli, è l'adulto ed è anche l'autorità, perdonatemi se uso questo termine, ma credo che sia molto pertinente, ed è l'autorità nei confronti quali i propri figli devono confrontarsi. E torno a dire, questo non vuol dire che dobbiamo essere duri con i nostri figli, noi possiamo essere, anzi Provate a pensare all'insegnante in più prezioso che avete avuto, che probabilmente vi trattava con rispetto, ma non confondeva mai il ruolo. Lui era l'insegnante e noi eravamo gli alunni. Quando la famiglia non è tutto questo, aumentano gli stress. Lo stress all'interno della famiglia, sapete che lo stress è un fattore di rischio, è spesso peggiore rendimento scolastico, possono comparire comportamenti aggressivi fino a comportamenti antisociali. L'altro protagonista di questa storia è la scuola, l'ho già detto. De, eh, nella scuola ognuno di noi ha trovato un insegnante che è stato, io me lo auguro perlomeno, io l'ho trovato, che è stato un elemento molto eh, importante della nostra crescita. E guardate che la scuola per molti ragazzi che hanno una famiglia disgregata alle spalle è l'unica possibilità, è l'unica possibilità per poter trovare un equilibrio psicologico. Ma se noi interpretiamo la scuola unicamente come luogo dove si compie la selezione, dove si preparano eh, i ragazzi al mondo del lavoro, questa è un'affermazione che io odio, la scuola non prepara al mondo del lavoro, la scuola prepara i futuri cittadini, insegna o dovrebbe insegnare il rispetto delle regole, della convivenza sociale e il piacere del sapere, al di là della competizione legata al, al voto. Quindi abbiamo bisogno ovviamente di una scuola che acquisisca il giusto peso che ha. Noi dobbiamo pagare gli insegnanti molto di più di come li paghiamo perché sono un ruolo centrale. Guardate, ho avuto modo di dire già più volte, io non so se questo paese si salverà. Sono un po' pessimista ultimamente, ma si salverà solo se riparte dal merito. Non c'è alternativa. Quindi o noi investiamo sulla scuola. O noi costruiamo una scuola che è in grado di formare i ragazzi e che sia una scuola per tutti, aperta a tutti, o questo paese non si baserà più sul, re, sul merito, come sta avvenendo adesso, ma si baserà sulle conoscenze, sull'arrivismo. Oggi qual è il mito dei ragazzi? Fare il calciatore o la velina. Anche perché spesso chi fa la velina poi fa politica e quindi entra in Parlamento. E eh, raramente. Uh, si sentono ragazzi che puntano sulla propria formazione personale. E questo uh, davvero è un elemento che entra in gioco la salute mentale. Uh, la scuola negli anni passati, io sono cresciuto negli anni 60, era l'ascensore sociale. Io vengo da una famiglia molto semplice, monoreddito, e oggi faccio il primario e il professore universitario. Questo l'ho potuto fare perché la scuola era aperta, era aperta a tutti. Oggi noi sappiamo che questa ascensione sociale non c'è più. Se negli anni 60 nascevi povero, hai qualche possibilità di morire ricco. Oggi, anche se nasci ricco, hai buone probabilità di morire povero. Certamente se nasci povero hai zero possibilità di morire ricco. Noi dobbiamo reinvestire sulla scuola, far diventare la scuola un luogo di crescita, di formazione e di fabbrica di felicità per i ragazzi, ma anche per gli insegnanti ovviamente. Dobbiamo dare dignità al ruolo che l'insegnante ha. Ricopre, non è tollerabile che gli, i genitori aggrediscano gli insegnanti, non è tollerabile che ci sia un condizionamento da parte dei genitori nei confronti degli insegnanti. Genitori e insegnanti devono essere grandi alleati che mettono al centro del proprio interesse il ragazzo, la sua crescita, la sua formazione. Bene, davvero mi avvio a conclusione. Eh, come vedete avevo preparato molto più materiale, ma le cose essenziali non vi preoccupate, sono riuscito a dirlo. Quindi, se dovessi consegnarvi un eh, messaggio, eh, appunto, che riassume un po' le cose che ci siamo dette è che intanto la salute mentale è un'emergenza, ma che non nasce col Covid, c'è cioè, da sempre negli ultimi dieci anni, è drammaticamente esplosa. Che può eh, occuparci della salute mentale. De mentale dei minori, bambini e adolescenti significa occuparsi anche della salute mentale degli adulti perché c'è una forte continuità. Certo, la pandemia ha fatto esplodere tutto questo, ha tolto il tappo da tutto questo e noi ci auguriamo che chi ha responsabilità di governo della salute mentale, della salute in genere, ad esempio, ci dia delle risposte per accogliere i bisogni dei bambini e degli adolescenti. Quindi abbiamo bisogno, ovviamente, della possibilità che sul territorio ci sia Qualcuno in grado di accogliere le richieste di aiuto dei genitori, delle famiglie e dei ragazzi, dobbiamo ripensare un po' quindi il nostro sistema sanitario nazionale, la neuropsichiatria infantile, anche la psichiatria dell'adulto, la neuropsichiatria infantile ormai è per lo più privatizzata. Nel pubblico, i tempi d'attesa sfiorano i sei mesi, l'anno. Insomma, non è possibile. Pensate a una famiglia con un bambino autistico. Prima di trovare trattamenti, poi ci sono realtà e realtà, e quindi, probabilmente in Veneto. Va molto meglio che in altre regioni, ma nella mia regione, se tu hai una diagnosi di autismo, prima che trovi un centro pubblico che in grado di seguirti, passano anni quando sappiamo che la tempestività è un elemento particolarmente importante. A noi serve una politica: una politica che metta al centro i ragazzi, i bambini e gli adolescenti, e che non se li dimentichi come ha fatto durante il primo lockdown. Serve una politica che costruisca non solo i centri dove curare i ragazzi, ma che promuova la prevenzione, che quindi aiuti i genitori a fare i genitori, le famiglie, che aiuti la scuola a svolgere il proprio ruolo educativo, che promuova nel territorio, nel contesto sociale, spazi di aggregazione dei ragazzi. Ai miei tempi c'era l'oratorio, il gruppo scout, quello che volete. Oggi i ragazzi sono molto più in difficoltà a trovare spazi di aggregazione e l'unico che gli rimane è quello virtuale, che come abbiamo visto è spesso molto dannoso. Questa è un'invocazione che faccio sempre, ormai alla conclusione delle mie presentazioni, la cosa peggiore che possiamo fare a un ragazzo che ha un disturbo mentale e che ha bisogno di aiuto in acuto è mettere un, servizio, un SPDC, cioè un servizio di psichiatria diagnosi e cura, cioè i servizi per gli adulti, dove il 14enne magari che ha tentato il suicidio si ritrova a fianco del cocainomane di 40 anni, ormai devastato nella propria condizione. Eh, e questo è davvero l'ultimo messaggio che di vorrei dire: quindi la felicità dei ragazzi, la salute mentale dei ragazzi, perché abbiamo detto che felicità coincide abbastanza con salute mentale, eh, inizia intanto prima della nascita, cioè dobbiamo tutelare già la salute della donna prima che il bambino nasca, e poi abbiamo bisogno di politica, una politica per la famiglia, che tuteli quindi la salute della donna ancora una volta, la genitorialità positiva, cioè aiuti i genitori a essere dei bravi genitori. Gli asili nido sarebbero eh, determinanti. Potrebbero essere uno dei mezzi che abbiamo a disposizione, ma soprattutto il tempo. Papà e mamma non possono essere eh, lontani da casa per motivi di lavoro tutto il giorno. La scuola, la scuola deve favorire la sete di conoscenza e non solo promuovere delle competenze. È importante il programma di storia e geografia, ma è anche molto importante che i ragazzi trovino lo spazio per raccontare le proprie emozioni. Per stringere relazioni, amicizie positive. Però poi serve una comunità nei piccoli centri come Vittorio Veneto, probabilmente è più facile, nelle grandi metropoli come Roma, questo è davvero molto complicato. E quindi i ragazzi fanno molta fatica a stabilire delle relazioni che non passino soltanto attraverso il canale scuola, ma passino anche attraverso altri valori e altre attività, la scuola e eh, lo sport, ad esempio, eh, il tempo libero. L'attività ricreativa in generale. Bene, ehm, qui vi presento alcuni libri che con ehm, i miei colleghi del Bambino in Gesù, con, in particolare con Maria Pontino, una psicologa con cui lavoravo tanto tempo, abbiamo realizzato anche in epoca Covid per raccontare sia le storie dei ragazzi, come ad esempio in Gli adolescenti della pandemia, ma anche una riflessione sulla guerra. Tra l'altro in questo. Eh, volume ha pubblicato anche eh, Daniela Lucangeli, Dario Ianes di eh, Ericsson, e tra l'altro abbiamo avuto l'onore di avere una prefazione di Liliana Segre che immagino tutti voi conosciate. Mi fermo qui. Eh, vi chiedo scusa se ho sforato di qualche minuto, eh, ma spero di, eh, come dire, di avervi dato una visione coerente del tema che mi era stato eh, proposto. Grazie infinite. Grazie a lei professore, al contrario l'avremmo ascoltata ancora molto a lungo perché moltissimi sono gli stimoli per noi adulti, genitori, insegnanti. Io però lascio la parola per un primo commento e eventualmente una prima domanda alla dottoressa Carola Tozzini con la quale ci sono scambiati molte impressioni durante questo incontro e molti agganci alla realtà quotidiana che viviamo nelle rispettive realtà. Prego dottoressa. Eh, buonasera a tutti, vi ringrazio per eh, avermi voluto qui in questa serata che però coincide anche con eh, la settimana eh, che eh, è dedicata appunto alla tutela della salute mentale, per cui riprendo tutto quello che ha detto il professor Vigari che ringrazio tantissimo perché ha dato degli importantissimi spunti di, di riflessione eh, alla comunità, eh, ai genitori, alla scuola eh, ma anche ai professionisti. Ehm, quello che diceva il professor Vicari, cioè che il Covid ha eh, scoperchiato un po' un, un tappo, è vero, eh, però eh, gli effetti della pandemia saranno molto lunghi. Eh, lui prima diceva appunto eh, l'onda lunga della pandemia. È veramente un fiume carsico, a mio avviso, eh, quello che eh, poi andremo a vedere. Ehm, c'è un, una grandissima problematica che lei ha eh, ben eh, illustrato in maniera critica ma molto costruttiva, eh, che è anche quella della relazione eh, tra i professionisti. Noi eh, professionisti, quindi psichiatria dell'adulto in e neuropsichiatria infantile, dobbiamo comunicare e stiamo comunicando sempre di più, proprio perché con, eh, anche nel nostro piccolo, nel, nell'azienda Aus2 Marca Trevigiana, abbiamo proprio creato dei laboratori costruttivi di eh, non solo protocolli no, di collaborazione, ma Siano proprio dei laboratori costruttivi di condivisione di casi complessi, sia per rispondere un po' ai PDTA, quindi a eh, quello che la regione ci chiede come strumento di lavoro evidence-based, quindi i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, ma proprio perché, eh, a nostro avviso. Eh, come Dipartimento di Salute Mentale, Comunità eh, Operativa Complessa di Psichiatria, la fascia degli esordi e quindi eh, delle eh, insorgenze delle patologie in età giovanile, eh, che poi lei ha detto che l'adolescenza giustamente arriva adesso fino ai 25 anni, è un nostro preciso dovere, pure nella ristrettezza eh, delle risorse, come lei eh, citava. Mh, la ringrazio anche per aver abbattuto uno stigma. Eh, sia, eh, e poi magari se ci vuole ritornare, eh, del fatto che eh, spesso si parla molto poco appunto di queste problematiche dedicate ai giovani e ai giovani adulti che spesso le famiglie hanno uno stigma, quindi una paura anche di rivolgersi ai servizi che andrebbe eh, abbattuta e la ringrazio anche per, eh, molto per aver affrontato un'altra tematica spesso oggetto di stigma anche tra professionisti che è quella del suicidio, eh, perché bisogna parlarne, informarne eh, i genitori, la comunità, eh, gli educatori eh, per essere più informati, per sapere di che cosa eh, si sta parlando e che cosa, qual è il fenomeno che si verifica. La ringrazio anche per aver posto l'accento sul tema dell'educazione e della tolleranza alle frustrazioni, altrimenti poi eh, l'adulto eh, giovane e bambino che ha sofferto di altri disturbi, anche di, una scarsa, di uno scarso allenamento e di tolleranza alle frustrazioni, poi avrà un'età adulta difficile con lo sviluppo eh, di eh, alcune problematiche che lei ha già eh, evidenziato, che poi vediamo noi psichiatri dell'adulto. La ringrazio anche per aver sottolineato con quel no minori in SPDC. Eh, che è un tema molto caldo appunto, che ci fa eh, riflettere e collaborare eh, in maniera eh, più fattiva possibile proprio tra professionisti, quindi area non solo della neuropsichiatria infantile, psichiatria, ma anche del servizio delle dipendenze, perché come ha detto lei spesso la comorbidità e gli esordi eh, sono sempre più precoci e slatentizzati anche eh, dall'utilizzo di sostanze. Lei volevo porre una domanda e se ci può brevemente accennare a un fattore di rischio che lei ha fatto vedere in una slide. Perché lei giustamente ha detto che come mh, sappiamo e anche epidemiologicamente le ragazze e quindi poi le donne hanno una maggior facilità allo sviluppo di disturbi depressivi. Però in una slide ha messo come fattore di rischio anche mh, il sesso maschile, quindi l'essere giovani isolati. Sempre più spesso, e quindi volevo chiederle se le torna come dato e se, ce ne, se ci può illustrare meglio la problematica, vediamo appunto felicità, no grazie, gioia, no grazie, molto frequente. Tra i giovani eh, ragazzi isolati eh, e quindi i famosi, eh, sempre più famosi, purtroppo, i Kikomori. Se ci può, eh, e può accennare un po' al pubblico collegato, questo tipo di problematica. La ringrazio molto. No, intanto, grazie a lei perché è stata molto cortese eh, eh, anche nel, nei complimenti che ha voluto indirizzarmi. Ma eh, io condivido le, le, quello che lei diceva, cioè sono. Mh, Particolarmente attento alla necessità che eh, professionisti si parlino tra loro. Lei citava, neuropsichiatri e psichiatria adulta, occorre garantire la transizione. Ad esempio, questo rimane ancora un punto molto delicato. La transizione per chi non fa il nostro mestiere, vuol dire il passaggio dai servizi per l'infanzia e adolescenza, cioè a fine 18 anni, ai servizi per gli adulti. Pen pensate che, e questo è un dato che la collega conosce molto bene, ma pensate che eh, l'80% dei minori si perde in questo passaggio, cioè eh, scompaiono, non ci sono più. E, eh, certamente vanno curati con molta attenzione questi, questi passaggi, queste ehm, prese in carico anche da parte degli altri, ed è importante anche il lavoro, ad esempio, con gli psicologi, cioè eh, tutti gli operatori che sono in qualche modo dedicati alla tutela della salute mentale devono trovare il modo per parlarsi, dialogare. Ehm, Ora non so se è il caso di accendere una polemica qui, in questo contesto, che in fondo è un contesto di festa, ma io sono stato un po' critico rispetto al bonus psicologo, perché, eh, non perché non, di per sé non sia una misura importante, anzi ci mancherebbe altro, ma perché è stato un intervento spot che non, non fa sistema. Noi abbiamo bisogno di riforme che permangano poi sul territorio, non di qualcosa che si esaurisce nel giro di poche sedute. Eh, quindi abbiamo bisogno che i psicologi collaborino con gli psichiatri e che gli psichiatri collaborino con gli psicologi, ovviamente nel rispetto eh, di pari dignità eh, di, eh, di tutti, insomma non c'è nessun ruolo eh, prioritario, ma è bene che appunto si lavori in equip e in collaborazione. Eh, il ruolo delle sostanze è un ruolo centrale, io ho provato a dirlo nel allora. modo migliore in cui ho potuto. Eh, è il fattore di rischio principale, il motivo per cui noi abbiamo avuto questa grande esplosione di richieste di aiuto è molto verosimilmente legato all'uso delle sostanze. Ci sono molti studi che lo documentano questo, in particolare i cannabinoidi, soprattutto se cannabinoidi di sintesi. Per cui, ad esempio, quando incontro i ragazzi dei licei. E racconto queste cose: dato che il terrorismo non paga mai, dico sempre, beh, se dovete farvi una canna, fatela, ma sappiate almeno molto bene che cosa fumate: fumate prodotti naturali, non di sintesi, non fumate chimica, perché quella spesso è tagliata. E principio attivo è molto più potente eh, rispetto a quello del, del, prodotto, del prodotto naturale. Eh, le sostanze sono certamente un tema su cui anche forse. La scuola, io capisco che poi forse chiediamo troppo alla scuola, ci mancherebbe però fare delle campagne di sensibilizzazione in cui si parla di questo e anche dell'alcol. Ora non. Perché mi rendo conto che a Vittorio Veneto forse dell'alcol bisogna parlarne con molto rispetto e faccio una battuta idiota, voi mi scuserete, ma insomma l'ora è quella che è. E, ma insomma, ecco, i ragazzi che si sballano con alcol sono moltissimi. Per fortuna diciamo, la sbornia isolata eh, ha un effetto meno devastante sulla salute mentale rispetto a quello che può avere ad esempio l'uso occasionale di droghe come ad esempio cocaina o droghe di sintesi, anfetamino simili, che spesso possono dare, lasciare danni permanenti anche nel giro di pochissimo tempo. E l'ultima osservazione su cui mi pare l'ultima, e poi se ho dimenticato qualcosa lei mi aiuterà, che lei, eh, su cui lei richiamava l'attenzione. Dice: Ma come lei ci ha detto che le ragazze sono state molto più colpite da questa vicenda, però poi il fattore di protezione, il fattore di rischio principale è essere maschi. È vero, eh, eh, la ringrazio perché eh, è stata molto attenta evidentemente alla mia presentazione ma è perché io vi raccontavo i casi in emergenza cioè quando vi ho detto le ragazze stanno pagando un prezzo più caro mi riferivo ai dati del pronto soccorso non ai dati che, si, che coinvolgono anche chi non è arrivato per fortuna in ospedale ma ha avuto un disturbo che è stato curabile anche a casa e non c'è dubbio che la sofferenza riguarda anche i ragazzi eh, guardi io approfitto della sua domanda anche qui per accendere una piccola polemica, si parla molto di Chicomori. Noi abbiamo scritto un libro, uno di quelli che ho presentato alla fine, che si intitola Non solo i Chicomori. Ecco, bisogna fare attenzione perché i ragazzi che non escono di casa non è che tutti lo scelgono volontariamente. I Chicomori è questo, no? È l'eremita moderno. È il ragazzo che in pieno benessere lucida decide di non uscire più di casa e di rimanere chiuso nella propria stanza. In realtà, dietro a queste scelte, molto spesso ci sono dei disturbi mentali e quindi non è una scelta libera, ma è una scelta condizionata da un disturbo mentale, ad esempio una fobia sociale, cioè chi ha paura, di, eh, forse terrore, verrebbe da dire, di ritrovarsi in mezzo agli altri, o chi ha una depressione grave, chi pensa che tutto sia inutile e quindi non ci sia motivo o speranze di dover uscire all'esterno, oppure guardi, sono molto frequenti. Eh, ma lei lo sa certamente, lo dico soprattutto ai, ai non addetti, eh, quelle forme di autismo ad alto funzionamento non riconosciute in età infantile che arrivano in adolescenza con delle rotture eh, semipsicotiche che portano a una chiusura e a un ritiro. O in alcuni casi qualche collega che ha più esperienza con gli adulti arriva a definirli disturbi di personalità narcisistica, degli altri non me ne frega niente, voglio stare a casa. E quello spesso nasconde alle spalle un disturbo di tipo autistico. In tutto questo, approfitto ancora una volta delle sue osservazioni cortesissime. Non abbiamo parlato poi della fluidità di genere, che è un altro tema che impatta fortemente sulla felicità. Ormai la sessualità viene vissuta dai ragazzi, non da tutti, eh, per carità, però in una percentuale molto alta, in maniera molto fluida. E anche il cambio di genere viene richiesto sempre più frequentemente. Io sono davvero colpito dalle richieste che noi riceviamo. E poi guardate, se fino a dieci anni fa erano i ragazzi che volevano diventare ragazze, oggi c'è il fenomeno inverso. Sono molto le ragazze che chiedono di diventare ragazzi. Ora, senza voler banalizzare e ovviamente rispettando le scelte, davvero lo dico in punta di piedi. Però ci sarà, ci dovremmo porre delle domande se ehm, questa diciamo, difficoltà a identificarsi col proprio genere sta così aumentando. Ci potremmo chiedere perché, come mai, quali sono i modelli che noi presentiamo ai nostri figli, eh, sia in termini culturali, ma anche in termini educativi. Qual è il, beh, ripeto, per carità, quando una scelta è consapevole... È, è, è fortemente sofferta è una scelta che deve essere assolutamente rispettata, anzi, devo dire che va, da, va rispettata sempre. Però forse noi dovremmo interrogarci sulla, non sul caso singolo, ma sull'estensione del fenomeno. Questo è davvero qualcosa che impatta fortemente sul livello di felicità dei ragazzi. Io incontro ragazze che vogliono diventare ragazzi che stanno malissimo perché tutto questo percorso è un percorso lungo che richiede. Sacrifici enormi. Voi potete immaginare che cosa significa insieme alla terapia ormonale cambiare corpo eh, più o meno velocemente e quanto l'essere in mezzo al guado determina uno stato di infelicità drammatico. Spesso porta questo sì a gesti estremi, eh? Eh, anche ad autolesionismo grave, se non addirittura al suicidio. Grazie professore, abbiamo anche delle domande e dei commenti da parte del pubblico collegato con noi. Una domanda chiede di pronunciarsi rispetto alla figura del pediatra. Dice questa persona molte volte la risposta a un problema viene data con la somministrazione di un farmaco. Quale dovrebbe essere l'evoluzione della figura del pediatra e chi è oggi il bravo pediatra? Allora, intanto massima simpatia per i pediatri perché ovviamente Lavorando in un ospedale pediatrico non potrei dire il contrario, ma no, lo penso davvero. E quello che viene detto adesso dei pediatri lo potremmo dire dei, degli architetti, dei neuropsichiatri infantili, degli psichiatri o dei cardiologi, cioè, in ogni categoria poi c'è lo specialista che è molto competente, molto bravo, molto empatico e c'è quello che magari fatica un po' di più. Quindi, non mi sento di dare la croce a tutta la categoria. Così come, ad esempio, molti neuropsichiatri fanno fatica a gestire il farmaco, e questo è un tema perché molti neuropsichiatri sono più pronti a fare i neurologi che non gli psichiatri. Quindi, davvero, salverei il ruolo del pediatra. Abbiamo bisogno di un pediatra, anzi, molto presente. Ecco, forse se eh, la domanda che, che eh, la seconda parte della domanda la, la trovo ancora più interessante: Qual è il, quale dovrebbe essere il ruolo del pediatra in futuro? E quindi, dico ovviamente la mia, quindi. Con molta umiltà, ci mancherebbe altro, i pediatri sapranno correggermi, ma io credo che il pediatra oggi dovrebbe essere soprattutto non tanto chi fa una diagnosi precoce, ma chi promuove la salute, eh, dovrebbe essere la persona che accompagna nella crescita il bambino e i genitori nel garantire la salute. Quindi, se deve garantire la salute mentale, dovrebbe occuparsi, ad esempio, di genitorialità positiva, di intercettare le forme di sofferenza del bambino e poi dell'adolescente, entrare anche in modo empatico nei vissuti dei ragazzi. Eh, molti già lo fanno, devo dire che molti già lo fanno. Ecco, se posso esprimere un auspicio, è che in futuro la gran parte dei pediatri siano promotori di salute, salute fisica, ma anche e salute mentale. L'OMS ci dice, la collega lo ricordavo, la ringrazio anche per questo che questa è la settimana dedicata proprio alla tutela della salute mentale. Allora l'OMS ci dice che non c'è salute senza salute mentale. Noi spesso come genitori ci preoccupiamo di che sport faranno i nostri figli, di cosa mangiano, di come dormono, ci preoccupiamo forse un po' meno se sono felici, se vivono le loro emozioni in modo pieno, positivo, se sono in grado di gestire un insuccesso. Pasolini diceva educate i vostri figli all'insuccesso. Io credo che questo sia un buon insegnamento ecco, di cui far tesoro. Dobbiamo educare i nostri figli alla possibilità dell'insuccesso e ad accettarlo eh, come eh, anzi, forse meglio, di un successo, grazie professore. Abbiamo anche una richiesta di un suo commento da parte di un'educatrice del nido dell'infanzia. Eh, dice, ho una domanda sull'allattamento prolungato. È un argomento delicato su cui faccio fatica a rapportarmi con i genitori. Nel senso che alcune mamme fanno fatica a accettare, se viene detto loro, che forse il bambino a tre anni non necessita più del seno, ma i suoi bisogni sono altri e magari si cerca di, di ragionarci insieme. Lei ha un consiglio da darmi in merito? Ma, intanto empatizzo molto con lei, cioè eh, io la penso esattamente con lei. Lo so che pure questo è un tema che accende grandi polemiche. Spesso ecco, quando ne discuto con i pediatri, i pediatri mi dicono che mi ricordano che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda allattamento al seno per periodi molto prolungati. Eh, credo che questo sia vero nei paesi a basso reddito, in paesi dove comunque l'alimentazione è un'alimentazione ricca come il nostro, forse non abbiamo bisogno di arrivare a questi estremi. Quindi le dico più un'opinione personale anche qui che è un'opinione da neuropsichiatra infantile. Io ho quattro figli, i miei figli sono stati svezzati tutti molto non precocemente, ma insomma, entro l'anno tutti. E eh, credo che il valore dell'educazione all'autonomia dell sia un valore molto alto. Soprattutto quando incontro una mamma che mi dice "No, ma io preferisco allattare mio figlio a lungo", pongo in genere due domande. È sicura che sia un bisogno del bambino questo piuttosto che un suo di bisogno? Cioè quanto è il bambino che non riesce a staccarsi da lei o quanto è viceversa è lei che non tollera l'idea di staccarsi dal bambino? Ad esempio, se allattare al seno così in maniera prolungata significa che il bambino dorme con lei e il suo compagno dorme in un altro letto, mi sembra un tema che vada affrontato. Lei ha stabilito una relazione primaria col suo compagno, che peraltro è chiamato a gestire l'educazione con suo figlio al suo, al suo pari. Quindi il primo punto è questo, l'altro è guardi che ci sono molti studi che ci dicono che i bambini che non masticano e che sono invece abituati a una prolungata, quindi ad esempio non solo il ciuccio prolungato, il biberon prolungato, ma anche del seno prolungato, se non masticano adeguatamente. Quindi questo è vero solo se l'allattamento diventa un'alternativa all'alimentazione, diciamo così, più da adulti. Se non masticano possono avere problemi di linguaggio. Anzi, ci sono degli studi davvero molto interessanti di neurobiologia che ci dicono che se i bambini non masticano, non liberano sufficientemente dopamina e quindi sono spesso iperattivi. Tant'è che un quadro di eh, disturbi che noi vediamo molto frequentemente sono bambini. Che parlano poco e male, che non masticano, che hanno un'alimentazione prevalentemente semisolida, diciamo così, che mangiano solo cibi morbidi e che hanno usato molto a lungo ciuccio, biberon e allattamento al seno. Detto questo, non voglio fare il gioco sporco di chi chiama la tira la scienza per la, prova, per la giacchetta per confermare le proprie opinioni, ho detto che questa è la mia opinione personale, quindi io lascio massima libertà ai genitori. Così come con il cosleeping faccio presente che educare un bambino alla gestione delle proprie emozioni, come ad esempio svegliarsi di notte e riuscire a riaddormentarsi da solo, è una conquista molto importante per quell'autonomia di cui ho già parlato, che è sempre poi la base della libertà e che in qualche modo quindi condiziona le nostre felicità. Grazie, abbiamo ancora una domanda e poi leggerò anche un paio di commenti di grande apprezzamento delle persone che ci seguono. La domanda, o meglio la richiesta di un suo parere, è la seguente. Sentendo il professore ancora più credo che molta prevenzione si debba fare a scuola. La salute mentale deve essere presa in carico sempre più, proprio a partire dalla scuola, ormai palestra di vita. Sicuramente poi le strutture esterne vanno ripensate non solo più come aziende di salute, ma come ponte per il benessere. Qual è il suo parere in proposito? Che sono d'accordo, ho provato anche a dirlo, credo che la scuola abbia un ruolo molto importante, però allo stesso tempo non vorrei che questo diventasse un alibi per i genitori. La scuola ha un ruolo molto importante, ma i genitori ce lo hanno almeno altrettanto, se non di più. Eh, I genitori hanno una responsabilità educativa enorme nei confronti dei propri figli. La scuola può coadiuvare e può svolgere un pezzetto della storia della Grecia e dei ragazzi che i genitori non possono svolgere. Eh, ecco però certamente la scuola, però se chiediamo questo alla scuola dobbiamo anche dargli gli strumenti per poterlo fare. Non possiamo prendercela con la scuola e come sai certi genitori mi dicono va bene ma lei parla bene però poi se noi chiediamo una visita al bambino Gesù ci sono sei mesi d'attesa. Eh, ma eh, il punto è questo, che non possiamo dare la responsabilità, io non posso dire alla collega psichiatra perché eh, non, so, non, non riceve tutti a distanza 24 ore, se non viene messa nelle condizioni di poterlo fare. La scuola può svolgere quel ruolo se viene messa nella condizione di poterlo fare, altrimenti non può essere responsabilità dei singoli. Certo, noi come singoli possiamo dare una mano, ma poi abbiamo bisogno di strutture, di riforme strutturali che ci consentano di poter lavorare adeguatamente. Eh, perché vede, è un po' come eh, io faccio sempre l'esempio della campagna di prevenzione per il tumore al seno, no? noi potremmo fare molti screening, ma poi se dopo lo screening non mettiamo la possibilità che le donne risultate positive vengano curate, eh, facciamo due danni in uno. Perché, insomma, non solo abbiamo eh, come dire, messo di fronte la donna a una potenziale malattia, ma poi non gli diamo gli strumenti di eh, potersi curare. Così se noi facciamo gli screening che so, per l'autismo, ma poi non mettiamo a disposizione delle famiglie eventualmente risultate positive a questo screening, strutture per la cura, ma gli screening che li facciamo a fare. Quindi al solito serve eh, destinare risorse, se noi vogliamo fare queste cose le possiamo fare, ma serve, eh, occorre individuare risorse, mezzi, uomini. Lei sa che io faccio fatica ad assumere neuropsichiatri infantili perché non ci sono i neuropsichiatri infantili. Eh, perché noi facciamo eh, fatica a formare i medici di cui abbiamo bisogno. Perché? Perché i posti nelle scuole di specializzazione sono chiusi e abbiamo tanti ragazzi che vorrebbero iscriversi a medicina. Ora scusi, ho deviato, ma per dire che. Non sembra esserci una regia dietro a questa, o se c'è davvero perversa, c'è da pensare che sia davvero perversa. Grazie professore, sicuramente degli stimoli molto interessanti anche per uno degli appuntamenti con cui noi concluderemo il nostro percorso di questo festival, che sarà proprio dedicato a um, interrogarci su quali scelte di prospettiva potremo fare, coinvolgendo in questo anche la politica e quindi grazie perché ci ha dato moltissimi spunti non solo come educatori, genitori, insegnanti ma anche sulle scelte strategiche. Eh, vorrei concludere condividendo con lei alcuni commenti che ci sono arrivati, come dicevo di grande apprezzamento. Una persona dice partire dal professor Burgio, passare dalla professoressa Lucangeli e finire con il professor Vicari è una catena, un percorso perfetto. Complimenti a loro grandissimi professionisti e grazie quindi oggi abbiamo avuto il professor Burgio e la professoressa Lucangeli prima di lei, e alcune persone che ci seguono trovano che ci sia un filo che anche noi chiaramente rileviamo e apprezziamo. Grazie, e una... Grazie. tra l'altro sono amici carissimi, eravamo insieme a un convegno proprio due giorni fa a Napoli, quindi... Lo sappiamo, abbiamo avuto il professore qui oggi in presenza. E poi arrivano i complimenti di una persona che dice grazie per la ricchezza del suo contributo ma anche per l'essere stato così diretto nell'affrontare gli aspetti ritenuti scomodi. È stato bello ascoltarla, grazie. E infine una persona che eh, fa i complimenti a lei ma che prendiamo come complimenti anche per il festival, eh, che dice grazie serata o meglio giornata illuminante con specialisti strepitosi e grazie ancora. Quindi noi ci associamo a questi ringraziamenti che le persone hanno voluto mandarle, le siamo veramente grati per la sua partecipazione al nostro festival, eh, speriamo di avere ancora modo di incontrarci, di collaborare con lei, di approfondire questi temi che ci stanno a cuore, che sono i temi che ci interrogano tutti come eh, educatori, insegnanti, genitori, perché il titolo del nostro festival è Educhiamoci, il nome del nostro festival è Educhiamoci, quindi il nostro obiettivo è... Di rivolgere l'attenzione prima di tutto a noi stessi come educatori e ed di interrogarci su come essere migliori educatori per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze. Grazie professore. Un grazie saluto. a voi, grazie davvero, è stato un vero piacere, eh, vi sono molto grato. Devo dire e vorrei ricordare che ci siamo ripromessi di stappare una bottiglia di prosecco insieme quindi allora. attendo sempre questa opportunità. È vero, è vero. È passato un anno, l'abbiamo richiamata, quindi a questo punto non abbiamo più scuse, né noi nell'invitarla, né lei nel farsi vivo da queste parti, quindi la attendiamo veramente con grande con piacere con grande piacere. Magari organizziamo insieme a Burgio e a Lucange, molto volentieri. Bene, allora ci, ci, ci leghiamo questa promessa al dito. Grazie ancora, la ringraziamo, la salutiamo. Un ringraziamento anche alla nostra. Ospite in studio, la dottoressa Carola Tozzini, eh, che ci ha aiutato nella comprensione e nell'approfondimento di questo intervento del professor Vicari. E, e con questo eh, vi diamo appuntamento agli incontri di domani. Alle ore 10 domattina saremo con Thomas Torelli, regista, autore e produttore indipendente, che ci parlerà di un bellissimo film documentario che ha realizzato, che è proprio dedicato esattamente alla gioia, alle ore 15 avremo il dottor Gianni De Polo, neuropsichiatra infantile e fisiatra, che sarà qui presente con noi e con diversi altri ospiti. Alle 17.30 Vittoria Maioli Sanese, psicologa e scrittrice, insieme a Gino Soldera, psicologo e psicoterapeuta. E alle 20.30 Luigina Mortari, professoressa ordinaria di epistemologia della ricerca qualitativa presso la scuola di medicina, chirurgia e di filosofia della scuola presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona. Insomma, un'altra giornata ricca e promettente alla quale vi invitiamo a partecipare. Con questo il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a mantenervi in contatto con noi a consultare il nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it per questa seconda edizione del Festival Educhiamoci dedicata alla gioia. Buonanotte a tutti e arrivederci a domani.